bancarelle più belle del mondo. Quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo Stellina. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dillo a Stellina, martedì, mercoledì, giovedì e sabato 19:30. Canale 16 Super J. Oggi siamo a Nereto, andiamo a sentire che si dice. Andiamo da Nino che sta fatti le capille, sicuramente qualche manifestazione enogastronomica. Oi, buongiorno, sei di parole crociate? Sì, ammazziamo il tempo così. Un martedì dici il fatto pure le capille, alla grande. Voglio dire, ogni tanto si vuole. Guarda un po', tutto estivo oggi. Estivo? Cazze corte? Tutto estivo, oramai abbiamo scavallato. Quindi. Sì. Taglio estivo, tutto estivo. Tutto estivo. Vendita invernale, però per il resto tutto estivo. Ci sarà il concerto di Venditti a Giuliano? Ci sarà. Ci sarai tu. Ci sarai. Sì, a casa. Te lo senti? No, ci vado. Sì. Vabbè, il mercato. Non facciamo gli abusivi. No. Mercato di Nereto? In ripresa? Speriamo, però è confortante. Sì. Va bene. Allora, ti lascio le tue parole crociate, andiamo qua dagli amici del posto fisso. Che si dice qua agli amici? Ma questo, un bar del Nereto, questo. Lo so, solo che si vende altro purtroppo. No, questo è equiparato a studio medico. Io l'ho sempre equiparato. Studio medico polispecialistico. Scongiuriamo. Io l'ho sempre paragonato a un posto fisso, perché non vuoi. La definizione è giusta. Vuoi sapere qual è il motivo? Se vuoi vedere che cannardici, eccomi. Basta. Spesso per l'ultima volta. Ma da salutare gli amici. Siete in attesa tutti e cinque? Giustamente. Questo dice, ma retro tutto. Qua è l'attesa che sembra questo è il capo. Il capo? Questo è lui. Vabbè, ma tu puoi cambiare il suo lavoro questo che fai? Io sì. Lui già ha scelto. Sì, sicuro. Si cambia perché è logico. Grazie della salute. Non ci sta la fatica. Dove vai, mo? Dove ti vai a rifugiare? Vai a cercare un posto fisso? Vai tranquillo, vai. Attenzione, ci sta un altro acquirente qua. Anche tu cerchi il posto fisso? Ma sa lo trovo il posto fisso. Là lo trovo. Hai visto come ci sta un mobile fisso in rete? Sì. Robbe di legno, noce, massello, insomma, interni pelle, in tessuto. Come ti va? Ragazzi, buona giornata. Salve. Ciao amico, tutto a posto? Tutto ok. Che dici? Va bene, dai. Ti serve un marsupio nuovo? Sì. Hai trovato il posto giusto? Sì. Ciao amico mio, buon lavoro. E anche gli amici nostri, vai, si lanciano in TV, come vedete. Ormai tutti prendono il microfono, perché il microfono è aperto, ragazzi. Inutile nasconderlo. Chi è che ci chiama qua? Chi è? Non è che qualcuno è partito là, gli amici nostri, perché là da un momento all'altro qualcuno. Ma io quando vedo a te, capito? I mercati si ravvivano quando vedo a te, Stelli. Dai lo spunto ai mercati. Che dici? Sei in vacanza tu? Sto quasi in pensione, però piano piano, intanto mi sto prendendo un po' cura di mamma. Hai fatto la festa della mamma. Abbiamo la fatto la festa, questo è prolungato, un po' più di allungata la festa. L'allunghiamo noi, le feste delle mamme. E poi guarda, c'è una bella badante pure che viene dal Venezuela, che è amante della nostra terra abruzzese. Amante della nostra terra abruzzese. Ti piace, da quanto tempo è che stai in Abruzzo? Ho da 5 anni. Ti trovi bene? Benissimo. Benissimo. Sì. A
poi. Sta che noia, qua da noi che vedo questo, ma a mezzo la forma di Lucace, noia. Assolutamente, state precisi. Vabbè, signora, vabbè, buona giornata. Buona giornata. Ciao, ciao signora, buongiorno. Ehi, passa il venuto, tutto a posto. Questo è un violino, ogni tanto arve. Andiamo qua agli amici della panchina del piacere. Ragazzi, buongiorno! Come va? Tutto bene? Super J, come va? Va bene? Va bene. Potrebbe andare meglio? Beh, sì, speriamo che vada meglio. Però mi vedo bene, seduti, belli, precisi. Pure quella che vola che sei? Che? Pure quella che vola? Ancora non vola, quella ce l'abbiamo. Tu allora chi comprate? Sto vedendo, praticamente, Super J comincia a diventare una vera televisione veramente, perché io la vedo spesso, guarda, la vedo spesso e i telegiornali, poi le famose sagre. Guarda, veramente. Però ci stiamo ampliando a 360. No, è vero. Mi fa piacere. No, mi piace vero. Che mi piace quelli della, a vedere tutto quanto i paesi dell'Abruzzo. Fa vedere che... Abruzzo in, il grande rinorso. Oddio quanto mi piace quello, perché mi fa vedere tutti i paesi. Sì, ma l'Abruzzo è bellissimo. Noi abbiamo girato, io sono un ciclista, perché l'altra volta mi ho visto là vicino al bar. Sono un ciclista e noi abbiamo praticamente fatto molto praticamente la Maiella. L'Abruzzo è quello, qua fa ridere. Il vero Abruzzo è bellissimo, guarda. Ma giovedì sarai a Martinsicuro per la partenza del questo giro? Questo è giovedì, Giro d'Italia a Martinsicuro. Si parte Martinsicuro Fano la tappa. Martinsicuro Fano. Si vede no. Ieri ci sono stato. Ieri sono stato a Martinsicuro e vedo tutti i palloncini. Ci stanno preparando. Vabbè, ma è una grande cosa per. A parte che Martinsicuro mo merita perché sta facendo un lungomare. Va rivalutata. Certo. Sta facendo un lungomare che la parte nord l'ha ultimato. Da Villa Rosa in su. Anche perché diciamo sono due riferimenti balneari, due stazioni balneari che hanno la spiaggia. Mentre Alba Adriatica la sta perdendo purtroppo. E il fatto che i massi spostano la corrente. Se non mettono i massi Alba Adriatica era praticamente casino. Martinsicuro il mare gli andava sotto il chalet. Bravo. Adesso però c'è la spiaggia già. Importantissimo. Ma anche per il turismo attira molto di più, tutto qua. Va bene, signori, grazie. Qua che abbiamo comprato. Allora, ma se posso dire, io sto un po' a dieta. Un po' di pesce. No, il pesce l'ho mandato ieri avanti ieri. La porchetta. La porchetta. La vedo buona, compa. Questo qua fatelo vedere in televisione, sì, perché sì, questo è un'icona neretese. Io ho quasi 92 anni, ricordo le piccolezze pure quando avevo 2 anni, 3. Io ricordo questa piazza, quando ero figlio della lupa. Portava i calzi grigi, la camicia nera e ci faceva cantare. Chi mangia troppo è una vergogna. Ci faceva Inci Putaveni! Ciao signori, buongiorno! Passeggiatina al mercato? Sì, sì, facciamo un po' di spesa. Leggera, leggerissima. Giusto. Ti prepari per l'estate, non costoso? No, per la nipotina. Ah, per la nipotina? Cioè abbiamo la nipotina, abbiamo preso un vestitino per la nipotina. Alla grande. Ciao. Dottore, buongiorno. Buongiorno, posto? Arrivato qualche cliente nuovo? Buongiorno, dottor, buongiorno, maci? Tutto a posto, vedete? Tu pure alla ricerca del posto fisso? No, fatto. Sono in pensione, signor posto. Vi siete vestiti uguali, vi siete messi d'accordo? Siamo in pensione, quindi a te, quella... Settimana prossima, se ci sarai settimana prossima. Lunedì se ci arrivi. Lunedì. Tutto a posto, che siete in pensione? 4 anni. 4 anni? Te li sciambate già praticamente, alla grande. Lui è passato un posto fisso a un altro, lo so. Vabbè, ognuno ha la sua vita. È giusto così. È chiaro.
E vuoi aggiungere qualcosa? Sicuro? No, ti sto a dire, mica perché uno può avere tanti problemi, nel senso, però sicuramente vedrai la punta. E dai, va bene, ciao ragazzi, buona giornata, ciao, 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 ciao. Amici qua che stanno tutti in prenotazione. Ma questo fa prezzi buoni, poi ti accoglie, dentro l'ambiente fresco. Fresco, là si sta bene. Fresco, asciutto, niente. Non ci sta umidità. Là dentro. Quello è il bar del paese, qua ne reto purtroppo. Al posto del bar ci stanno le pompe funebri, purtroppo è così, non so se l'avete visto, non so se l'avete capito, ma qui si parla di posto fisso, un posto sdraiato, rilassato, un grande ritrovo, sì sì, tutti i maestroni di Nereto stanno lì, quindi venite anche voi a Nereto, venite a salutare, ciao! Il Giro d'Italia oggi sta a Navezzano, ha sbagliato? Sbagliato, questo sta a Nereto, finisce qui un'altra puntata di Dillo a Stellina, siamo stati a Nereto, vi ricordo i nostri appuntamenti martedì, mercoledì, giovedì, sabato 19.30 canale 16 Super J, la mail dillastellina@superj.it, il numero WhatsApp 351 75 32 450, anche per serate, quello, il numero è quello 351 75 32 450. Grazie a Fabio delle riprese, tutta Super J, come dice Stellina, fatti portare, ciao. Ciao, ciao. Tu ci hai pensato in vacanza dove vuoi andare? Lo so, vorresti un posto di montagna, anche di mare. Un posto dove rilassarsi e divertirsi un po'. Non pensare a niente, bere e mangiare to. Allora senti a me e poi vedrai che c'è una regione che è adatta a te. Dai su, vieni in Abruzzo, vieni con me. Abbiamo la montagna, nel mare ci si bagna, alle sagre puoi andare. Non farti richiamare, ti stiamo ad aspettare. Dai su, fatti portare. Portare al Gran Sasso puoi andare, la Maiella visitar, ai trabocchi in mezzo al mar, dall'Ovasto puoi passare, a Punta d'Erci ti puoi tuffar, il ponte del mare ti sta aspettar, acqua fresca e fontanelle, all'Aquila 99 cannelle, compa, fatte butta, caccia la fornacella, abbiamo a sfraccia, non ci pensa che le rustelle una festa te ne me da fa. Dai su, vieni in Abruzzo, vieni con me. Abbiamo la montagna, nel mare ci si bagna, alle sagre puoi andare. Non farti richiamare, ti stiamo ad aspettare. Dai su, fatti portare. Qui non si dorme, si impastano pallotte, le mangio anche di notte, mia nonna mi ci appotte, e arrivi tu, che sai che facciamo? Una porchetta speciale. Dai su, vieni in Abruzzo, vieni con me. Abbiamo la montagna, nel mare ci si bagna, alle sagre puoi andare. Non farti richiamare, ti stiamo ad aspettare. Dai su, fatti portare. Dai su, fatti portare.